Buonasera a tutti. Si sente? Sì. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere qui. Siamo particolarmente felici, io sono particolarmente felice di ospitarvi stasera in questo contesto meraviglioso del Museo di Santa Giulia, al Parco del Viridarium, con la consapevolezza che il nostro museo sempre più diventa parte integrante, pulsante della vita della città, dove si estende la funzione del museo da quello di essere custode e conservatore delle meraviglie della nostra città, a quello di essere centro propulsore e ospite anche della vita dell'intera città che qui si svolge, qui ha veramente la casa comune. Quindi molto bello che l'incontro sulla sostenibilità venga qui stasera, e di questo sono grata al Presidente di Camera di Commercio, il dottor Saccone, che ha avuto quest'idea insieme a un'altra idea che secondo me è assolutamente originale e meritoria, proprio perché viene dal mondo dell'imprenditoria. La Camera di Commercio riunisce, come ben sapete, tutte le componenti imprenditoriali del nostro territorio sotto le varie forme in cui associative in cui esse si esprimono. Quindi dal mondo dell'economia viene questa esigenza di riflettere sulla sostenibilità, e cioè il mondo dell'economia che invoca la comune riflessione del mondo della cultura, che qui in questa sera è rappresentato dalla Fondazione Brescia Musei come ospite, ma dalla Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura come il soggetto attivo. Tutti voi la conoscete, da 40 anni, da più di 40 anni la cooperativa svolge questa preziosissima funzione all'interno della città di promuovere la riflessione sui temi più interessanti o che più toccano le coscienze, e lo fa chiamando a discutere di questi temi le persone. L'unico criterio vero è quello della competenza, cioè persone che hanno qualcosa di profondamente approfondito da dire su questi temi. Ecco, il mondo dell'imprenditoria che cerca la collaborazione delle istituzioni, delle associazioni culturali per riflettere su un tema che è al centro della nostra vita, e se vogliamo che davvero si cambi il paradigma di vita che la sostenibilità comporta, occorrono non solo le risposte che potranno darci ingegneri tecnici, ma una risposta che solo la cultura e la riflessione che sta alla base di ogni scelta culturale implica. Quindi, ripeto, è molto bello che dal mondo dell'imprenditoria venga questa sollecitazione al mondo della cultura e non viceversa, come è di solito. Per questo è particolarmente interessante, credo, la conversazione che avremo qui stasera. Questo è solo il primo degli incontri. Stasera abbiamo un illustrissimo ospite che ringrazio di essere qui, il professor Natoli. Ma gli amici della CCDC hanno organizzato insieme alla Camera di Commercio un triplice incontro, per cui avremo la voce della filosofia, avremo la voce della teologia che più ha approfondito questo tema, e poi anche dell'economia politica, con due ospiti, Monsignor Forte e Gael Giraud, che sono stati ospiti già della CCDC in città, che abbiamo già avuto modo varie volte di apprezzare nella profondità dei loro ragionamenti. Quindi grazie a tutti, e lascio la parola al nostro sindaco che ci fa l'onore di essere qui con noi stasera all'apertura di questo ciclo. Grazie. Grazie Francesca. Io mi associo con pochissime parole per anch'io sottolineare una scelta di campo molto consapevole, molto convinta, poiché il nostro territorio, è inutile negarlo, che ha conosciuto dentro il processo di industrializzazione e poi di sviluppo e di crescita economica anche molte ferite all'ambiente, sicuramente il fatto che abbiamo con forza la società bresciana, a prescindere se fosse la società dell'imprenditoria, il mondo economico, le istituzioni, i cittadini comuni, da tempo hanno con assoluta chiarezza messo al centro della loro politica e delle loro scelte individuali e collettive il tema di una crescita sostenibile. Sostenibile vuol dire sostenibile rispetto alla tenuta ambientale, ma io aggiungo anche sociale, perché la
lo sviluppo e la crescita hanno prodotto in questi territori anche una ricchezza diffusa e anche una condizione privilegiata rispetto a molte altre geografie del mondo. Quindi aver con forza messo al centro questo tema vuol dire anche avere avuto il coraggio di dirlo. Siccome c'è una narrazione anche del tema della crisi ambientale tutta negativa, perché è inutile anche qui negarlo, c'è una narrazione tutta negativa, cioè che questo è un territorio che non reagisce, non risponde, non ha avuto la prontezza di rispondere di fronte alle ferite ambientali. Io invece credo che questo sia un territorio che ha preso consapevolezza, soprattutto negli ultimi anni, e territorio intendo dire gli imprenditori, così come i cittadini, così come le istituzioni. E c'è un lavoro costante che andrebbe raccontato, narrato e che va anche fatto conoscere, cioè che ci sono tanti imprenditori che hanno fatto questa scelta di cambiare paradigma del modo di sviluppare e di crescere, che ci sono istituzioni molto più sensibili, molto più attente, che fanno politiche urbanistiche, ambientali, di mobilità pubblica, che hanno cambiato sicuramente l'approccio che ha caratterizzato molti anni, molti decenni di una crescita anche e uno sviluppo anche un po' anarchico. E questo credo che vada detto e che faccia la Camera di Commercio questo sforzo di mettere al centro questo tema sotto questa egida che si chiama Futura, cioè un futuro che travalichi i traguardi per le nuove generazioni, una condizione diversa di guardare il mondo, di guardare la vita. Ovviamente, oltre alla consapevolezza di imprenditori e di istituzioni, serve anche una coscienza del cittadino, perché e poi è il cittadino singolo che nella sua riflessione, nella sua scelta di vita cambia davvero il modello, cioè lo cambia negli acquisti, lo cambia nella percezione dei consumi, lo cambia nell'atteggiamento responsabile quotidiano, nell'uso anche del mezzo privato o pubblico, nella mobilità dolce, nella percezione anche che si costruisce e non si distrugge. Quindi è un'epoca di grandi alleanze, quindi vorrei dirla chiudendo che serve anche un pensiero, ecco, un pensiero che sorregge questa idea dello sviluppo sostenibile. Il pensiero, che è la più grande e generosa eredità che l'Occidente offre al mondo, ha bisogno di interpreti e di narratori all'altezza. Quindi stasera voglio ringraziare anch'io il professor Natoli, che più volte è venuto a Brescia e che ci ha anche offerto tantissime occasioni, davvero delle riflessioni solide, perché abbiamo bisogno di costruire in modo solido questa nuova stagione, che comunque si è aperta e non da oggi, di un modello diverso di crescita e di sviluppo. Quindi grazie al Presidente della Camera di Commercio. Grazie al Sindaco, grazie al Presidente di Fondazione Brescia Musei, Francesca Bazzoli. Benvenuti a tutti e grazie per la vostra partecipazione, per la vostra attenzione a questo tema che appunto Camera di Commercio intende lanciare, convinta che la sostenibilità sia una discriminante competitiva del futuro per le nostre imprese. Io penso che davvero si sia alla vigilia di un'epoca di cambiamenti importantissimi sotto questo punto di vista, e io credo che i percorsi verso la sostenibilità dovranno essere affrontati dalle aziende pena realmente la perdita di competitività. Quindi la Camera di Commercio ha fatto di questo tema un indirizzo strategico, sta investendo molto su questo aspetto e ha definito un progetto che il sindaco ha anticipato il nome, che si chiama Futura. Un progetto che appunto ha come tema la promozione della cultura della sostenibilità. Avrà molti eventi, avrà molte iniziative, andranno sotto questo cappello. Non vi tedio con l'elenco delle stesse, ma considerate che faranno capo da un lato alla promozione della cultura, come dicevo, quindi all'informazione, a far sì che sia sempre più diffusa anche nei tessuti, in tutto il tessuto economico del territorio, anche presso le
più piccole realtà che forse non ancora hanno capito fino in fondo quanto questo cambiamento sia importante, la consapevolezza appunto dell'importanza di andare verso strategie coerenti con la tutela dell'ambiente. Ci saranno iniziative che hanno a che fare con la conoscenza, con la competenza, perché una volta avuta la consapevolezza del problema bisogna poi tradurla concretamente in operatività aziendale. Quindi è importante che le imprese possano disporre delle conoscenze, delle competenze che servono per affrontare questo passaggio epocale. E infine le risorse. Io mi aspetto un impegno economico molto rilevante a carico delle imprese, sia per mettere in campo, diciamo, i progetti, sia per poi realizzarli. Quindi la Camera di Commercio, sia direttamente con le sue iniziative, i suoi bandi, sia indirettamente, cercherà di far affluire le risorse che potranno aiutare le imprese a fare questo percorso. A questo punto voi vi domanderete, benissimo, questo è il tema economico, ma perché un ciclo di incontri, di approfondimento di natura culturale affidata a filosofi, a teologi e pure economisti? Ma perché io credo che i grandi cambiamenti sociali, i grandi cambiamenti nei modelli anche di business delle aziende abbiano la necessità che si concretizzino contemporaneamente due elementi: da un lato valori nuovi che si vanno formando, dall'altro esigenze e opportunità economiche. Il mondo si muove, secondo me, su questi due elementi che devono convergere, e quindi non basta l'analisi economica, non bastano i numeri, non bastano gli algoritmi, bisogna anche ispirarsi a dei valori. E i valori, come giustamente si diceva, vanno approfonditi, vanno dibattuti, vanno quindi portati all'attenzione del grande pubblico. È quello che cerchiamo di fare con questa serata, esattamente questo. Quindi un ritorno o un recupero dell'alleanza tra l'etica e l'economia che ci consenta di progettare delle forme di sviluppo sociale, dei modelli di sviluppo economico nuovi e adeguati ai cambiamenti che sono in atto e che stanno avvenendo. Cambiamenti che sono ormai, i segnali non sono più segnali deboli, sono chiarissimi. La politica europea sta indirizzando in modo chiaro norme, leggi, regolamenti, politiche fiscali ad incentivare gli investimenti delle imprese in questa direzione, e dall'altro lato la cultura del consumatore, del cittadino, i cambiamenti degli stili di vita e degli stili di consumo cominciano a discriminare prodotti, servizi che sono rispettosi dell'ambiente e al contrario penalizzando le aziende che non hanno pratica e non sono coerenti con questi indirizzi. Quindi un ciclo di incontri che vuole essere da stimolo agli imprenditori, perché nel loro processo di definizione strategica, nella loro visione, inseriscano una riflessione profonda e diano un contenuto profondo appunto ai loro piani, mettendo al centro l'uomo con le sue passioni, con le sue esigenze, con i suoi sentimenti. E io credo che oggi niente meglio della sostenibilità interpreti questa cultura e questa volontà di tutti i cittadini. Da ultimo un ringraziamento a Francesca che ci ospita, credo, in uno dei luoghi iconici della cultura bresciana, quindi mi sembrava quasi impensabile realizzarlo per esempio in Camera di Commercio, detto che ce l'abbiamo una sede, un auditorio per farlo, ma volevo proprio che in realtà questo matrimonio, questa sintesi tra economia e cultura si sviluppasse nei luoghi dove la cultura
mostra i suoi effetti straordinari. E un ringraziamento al centro, alla cooperativa Cattolico Democratica e Cultura, che ci ha aiutato ad organizzare questo evento, non essendo questo un mondo che pratichiamo regolarmente, anche se, come avete capito, vi riprometto di farlo anche di più in futuro. Grazie e buon ascolto. Il professor Natoli sarà intervistato da Ilario Bertoletti, che è direttore editoriale della Morcelliana, editrice per cui il professor Natoli fortunatamente collabora spesso. Grazie. Pronto? Sì, si sente. Benissimo. Buonasera a tutti loro e un grazie agli organizzatori per questa interessantissima iniziativa, come si è sicuramente capito dalle parole di chi ci ha preceduto. E il tema di questa sera è all'interno di un ciclo di riflessioni sulla sostenibilità, sulle nuove declinazioni della sostenibilità, ma il titolo proprio della serata è «Oltre l'antropocene, un nuovo modo di abitare la Terra». Vale a dire, queste riflessioni sulle nuove forme, le nuove modalità della sostenibilità, cosa significa sostenibilità, parte dal punto di vista filosofico, vale a dire la riflessione sulle condizioni di possibilità e di comprensione di quanto accade. Ed è davvero un piacere che questa sera, ad aprire questo ciclo di conferenze, sia un nome ben noto non solo a Brescia e non solo a livello italiano, quale il professor Salvatore Natoli. Potrei benissimo citare i tanti libri che prima l'avvocato Bazzoli citava, le pubblicazioni presso la casa editrice Morcelliana, ma non mi vorrei soffermare, magari ci ritorneremo. Ma io vorrei citare soprattutto un libro che, se andate a vedere e se dopo questa sera avete la pazienza di andare in una libreria, in una biblioteca per acquisirlo o anche solo per prenderlo in prestito, Il buon uso del mondo. Notate, Il buon uso del mondo, agire nell'età del rischio. Sono un libro di una quindicina d'anni fa che parla delle cose di cui parleremo questa sera. Quindi, io chiederei al professor Natoli, anche perché la parola antropocene è una parola che ha giusto 20 anni. Fu un premio Nobel della chimica Paul Crutzen, che in un saggio celeberrimo, la parola già esisteva, antropocene, circolava in certa letteratura del fantasy, eccetera, eccetera, ma è coniata come problema ecologico, come problema antropologico, come problema dell'ecosistema, è proprio questo saggio di Crutzen, antropocene, vale a dire l'epoca geologica attuale. Ecco, l'epoca geologica attuale è diventata un problema, una domanda. E allora chiedo al professor Natoli, perché la parola antropocene è diventata così egemone nel dibattito? Perché ricorre continuamente? E quando una parola ricorre continuamente è sempre il sismografo, l'indice di un mutamento della coscienza collettiva rispetto alla storia che si vive. Intanto ringrazio per l'invito, prima di procedere alla risposta. E poi il nome è apparso, diciamo appunto di recente, 20 anni fa.
in una conferenza sul biosistema, si parlava dell'oligocene, e allora proprio Coisa disse: ma noi siamo entrati nell'antropocene. Beh, di questo l'idea, la nozione, era presente anche in passato. Non c'era questa formula, ma era stato detto in altro modo. E per esempio, nelle epoche della natura di Buffon parla dell'età dell'uomo. A un certo momento appare l'età dell'uomo. L'età del mondo, l'età dell'uomo. Nell'Ottocento si parlava di una dimensione antrozopica. Ecco, al centro è Anthropos. E la progressiva emersione in dominante dell'uomo. In dominante dell'uomo. Cioè, l'uomo si porta sempre di più al centro nel tempo della sua evoluzione. E si pone sempre di più al centro con una modalità fondamentale, che è fabbrile. Cioè, adattare progressivamente la natura a sé. Perché a differenza di altre specie, era l'animale che si adattava alla natura. Ora, non è che l'animale non la adattasse a sé la natura, perché il nido non c'è in natura, se lo fabbrica l'uccello. L'oikos, lo spazio animale, lo definisce l'animale, però in termini di compatibilità alla natura, cioè come lo stato delle cose cerco di adattarmi e mi creo uno spazio. Ecco, l'uomo, a differenza degli altri animali, non si crea uno spazio, dilata il suo spazio. È l'animale che fugge ed è l'animale che caccia. Da quando guadagna la stazione eretta, si distribuisce sulla terra e colui che si stacca dall'aimat più di altri animali. In termini fisici, anatomici, alza lo sguardo, a visione, a orizzonte. E allora si muove. Si muove e quindi acquista spazi, allarga il dominio e adatta alle sue esigenze lo spazio che occupa. Ma cosa vuol dire adatta alle sue esigenze lo spazio che occupa? Qui c'è la dimensione dell'invenzione. Cioè a dire, nello spazio che occupa trova risorse che capisce si possono utilizzare. Quindi l'occupazione del mondo non è una forma parassitaria, ma lo migliora. Nell'adattare il mondo a sé, scopre prerogative, potenze che ci sono nella natura e che mai sarebbero emerse senza l'uomo. E nel fare questo, in certo senso, si dà la legittimità al comando. Questa è la storia della civiltà.
questo museo, se voi lo visitate, segna delle tappe nel progresso della civiltà. È fatto appunto di manufatti, di opere, di modo e forme con cui l'uomo ha abitato la terra. Quindi si porta al centro l'uomo, ma in questo portarsi al centro non è solo un parassita della natura, o perlomeno uno che vive di natura, no? Mangia ciò che la natura produce, no, produce il suo cibo. Il grande passaggio della civiltà, secondo alcuni quello definitivo, definitivo come salto di specie, è il Neolitico. Nel Neolitico avvengono due fatti fondamentali, due indicatori fondamentali. L'invenzione dei cereali, qualcosa che in natura non c'era, e l'addomesticamento degli animali. Non voglio entrare nella paleontologia o nella storia evolutiva, ma è in questo confronto con la natura che si scatena da subito una lotta. E l'uomo cacciatore è un grande devastatore, perché deve competere lo spazio agli altri animali. Anzi, agli animali più grandi, che in parte uccide, stermina, in parte assoggetta. Chi legge il famoso libro di Diamond, la centralità che nello sviluppo umano ha avuto il cavallo, questa potenza polivalente nella guerra, nel lavoro, nella comunicazione, è assoggettato dall'uomo. Ma sono cose che il cavallo non avrebbe mai fatto da sé, brado. E allora, se la mettiamo in questi termini, il centro l'uomo se lo merita o no? Ecco perché nel complesso questo venire a dominio dell'uomo è stato percepito dall'uomo stesso vieppiù come un diritto a dominare, traendo vantaggi. Ecologia, difesa dell'ambiente. Ecco, questa umanità che io sto così evocando non aveva nessuna ragione di pronunziare la parola difesa dell'ambiente, anzi neppure di concepirla, perché era l'uomo che si doveva difendere dalla natura. La cattiveria veniva da lì, la morte, la malattia, il fulmine, la potenza degli elementi. Bisognava armarsi contro la natura. Quindi due cose: per un verso la valorizza e quindi scopre cose nella natura che la natura non sapeva neanche di avere, anzi, se vogliamo essere radicali sino in fondo, la natura ha saputo di essere natura in quell'ente naturale che è l'uomo. Difendere la natura, ma se l'uomo sparisse, la natura continuerebbe a vivere tranquilla nei suoi conflitti, nelle sue catastrofi, nello spazio cosmologico che ormai la scienza ha scoperto sempre di più distante, lontano. Ecco,
la natura non ha bisogno di essere difesa. Almeno non aveva bisogno di essere difesa. Era l'uomo che doveva difendersi dalla natura. Il mito di Prometeo è tutto costruito su questo. Quindi la dimensione della esistenza umana è tutta un gioco al limite, è un funambolo, è un gioco al limite. Ne supera uno, ne trova un altro, prende la rincorsa per superarlo ancora e prende il centro. Che considera sempre di più nella sua prospettiva. E qui c'è un elemento importante filosoficamente, prospettico, perché per un verso l'uomo ha scoperto che la natura ha segreti. E allora da un lato la deve dominare, ma dall'altro per dominarla deve conoscerla. Per dominarla la deve penetrare. Deve strappare il velo, togliere il segreto. Ecco perché la valorizza. La valorizza nel suo interesse. Ma nello stesso tempo deve obbedire ad essa, perché se non obbedisce ad essa non la può usare a suo vantaggio. Cos'è la storia della scienza e della tecnica se non la scoperta del segreto della natura, però piegato a proprio vantaggio? Quindi c'è una contaminazione tra inevitabile rispetto e alta prevaricazione. Alla fine vince la prevaricazione, però senza perdere il rispetto. Perché se perdesse il rispetto, perderebbe la conoscenza. E se perdesse la conoscenza, non la dominerebbe. E alla fine andrebbe in perdita. Dato questo tracciato elementare minimo, accelero per venire al cuore della questione. Ecco, il sistema della natura è un sistema complesso, è un insieme di sottosistemi. Che la natura sia fatta da sottosistemi, che si possa definire in questo modo, l'uomo lo ha scoperto appunto violandola, esplorandola. Nella storia molte specie sono state distrutte dall'uomo, ma noi oggi non sappiamo quante specie ci sono sulla Terra. Ogni tanto ne spunta una. Non le abbiamo numerate a fronte di quelle che abbiamo estinte. Estinte anche togliendogli l'aimat, la condizione di vivere, perché l'uomo ha occupato spazi. Ecco, nella storia dell'umanità questo cammino è stato definito progresso. E con la tecnica, con l'affinamento delle tecniche di dominazione, i vantaggi acquisiti hanno messo sullo sfondo i costi. Cioè l'uomo
valorizzava, apprezzava ciò che gli dava vantaggio, ma non teneva nel debito conto i costi, ma per il semplice fatto che i vantaggi erano molto più alti dei costi. E quindi era in vincita. Quindi c'era un modo di distruggere inconsapevole. Anzi, quel distruggere era pensato, immaginato come un avanzare, come togliere un ostacolo. Un po' come nel secondo dopoguerra, che a parte tutte le terribili distruzioni che aveva fatto la guerra, molte cose che erano rimaste in piedi sono state buttate via perché ostacolo. L'architettura doveva essere tutta nuova, distruggendo pezzi anche di grande interesse. E da ultimo che abbiamo scoperto la conservazione. Ma noi abbiamo avuto un dopoguerra espansivo e non conservativo. Anche nelle vite familiari. Tanta oggettistica, per esempio, è stata buttata via perché ormai era oltrepassata. E quindi la dimensione del progresso connessa al nuovismo. E questa dimensione è cresciuta vie più. E in questa ultima stagione dell'umanità, diciamo in questo ultimo secolo, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, l'elemento della novità è cresciuto in un modo sterminato fino al punto da cancellare il passato. La nostra è una società che ha via più presso, ha continuamente perso la memoria. È caduto l'oblio sul passato. Per il futuro, no, dico una cosa sbagliata. Adesso comincia a pensare al futuro, perché nell'ultima fase del progresso, quando i beni e i progetti, la progettazione, la ricchezza del mondo era cresciuta, si è sviluppata una mentalità per cui io uso questa espressione, maturato il consumo del presente, non il futuro. Produrre per divorare, produrre per divorare, produrre per divorare, non per conservare. Quindi si è allontanato dal passato, ma la generazione del dopoguerra non ha pensato al futuro. La società del benessere, la società dei consumi, ha consumato il presente. Senza accorgersi, in questa vertigine del consumo, che stava divorando la terra e che larga parte di questo consumo all'uomo non serviva, ma era voluttuario e spreco. E per di più, da un lato c'era il voluttuario e lo spreco e dall'altra parte c'era la carenza e la penuria. Perché c'era il luogo dove si estraeva e il luogo dove si consumava. E non si estraevano soltanto materie prime, si estraevano braccia. Pensate alla grande migrazione che è avvenuta tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. La vera grande migrazione. In pochi anni. La migrazione che si è vista, oggi noi non abbiamo più la grande migrazione, abbiamo la migrazione permanente,
Ecco, questo discorso è l'uomo, va, prende il centro, occupa, consuma. La logica del consumo lo appiattisce sul consumare, ma anche gli affetti, anche le relazioni umane sono consumate. Gli amori, le famiglie sono consumate. Pensate, così per capire. A parte le difese retoriche, alla fissità della famiglia. 40 anni fa, al predominio della singolitudine. Oggi, la difficoltà a generare. Molte sono le ragioni per cui non si genera, moltissime. Dovuta all'organizzazione sociale, eccetera, eccetera. Ma c'è anche una ragione non detta. Generare vuol dire impegnarsi con il futuro. Ma chi ha la mentalità di consumare il presente non ha la minima voglia di impegnarsi col futuro. E in questi ultimi tempi, e vado a concludere questa prima parte, è in questi ultimi tempi che il futuro torna. Ma perché? Perché stiamo vivendo il contrabbalzo di quella occupazione che, mentre ci appariva prima nella forma del progresso, e allora si celebravano le vittorie, oggi esplodono le controfinalità, che hanno covato a lungo per anni, e adesso abbiamo visibile, costante, un po' incubo, il fuoco e l'acqua. Un mondo che brucia e che viene inondato. E allora, come andrà a finire? Il futuro riappare come incubo. Il futuro come incubo? L'emergere in questa dilatazione di quello che lei ha chiamato il fenomeno dell'occupazione, della ominizzazione, questa ipertrofia del progresso e la scoperta del limite. Basti, dal punto di vista della consapevolezza collettiva, gli accordi di Parigi per la limitazione delle emissioni, oppure, per rifarci a quel che sta accadendo e che tocca direttamente il nostro paese, il Green Deal europeo, vale a dire a livello di coscienza collettiva, emerge sempre di più il tema, o meglio ancora, la valorizzazione del tema del limite. Se con Prometeo liberato, e con questo si intende la metafora della grande industrializzazione, il limite era ciò che andava oltrepassato, oggi si inizia a riflettere sul carattere necessario, positivo, del limite. Limite dell'agire umano, limite della natura che si scopre essere mortale e non eterna, nel senso che il fattore entropico di dispersione di ciò che non ritorna, di ciò che va perso, è cicatrice del ciclo naturale. E allora le chiederei, questo ritorno
non solo culturale, non solo politico, ma innanzitutto filosofico, al tema, o meglio, ai diversi significati oggi assunti dal tema del limite. Quindi le chiederei una sua ulteriore, un ulteriore passo in questa riflessione attorno a come si declina, in che modi oggi si dice fare esperienza del limite. Ecco, importante questa domanda, perché il limite nella storia dell'umanità si è presentato con due facce, realtà ambigua. Per un lato si è presentato come sfida, e per un altro come barriera. Sfidare il limite, sentirsi imprigionati nel limite. Ho detto che la storia evolutiva dell'umanità è un gioco al limite. E allora gli individui singoli, ma anche le comunità umane, i gruppi umani, e nelle situazioni date, nei contesti dati, a seconda dell'organizzazione sociale, a seconda dell'assetto naturale, dell'aimat, dell'ambiente, e alcuni riuscivano a vincere la sfida, altri addirittura, sentendo il limite come barriera, neanche iniziavano, arretravano. E ambedue le dimensioni possono essere senza misura. Il tentativo di sfidare oltre le proprie forze, ignorando le proprie forze. Cioè a dire, la sfida come il tentare il tutto per tutto, o peggio, tentare il tutto per tutto è ancora saggio, ma il ritenere di potercela fare. In soldoni, per me non ci sono limiti. Delirio, follia. Follia perché in taluni casi il per me non ci sono limiti non vuol dire neanche vedere la barriera o la sfida, ma ignorarla. Il protagonista del sorpasso non risponde a una sfida, dimentica il limite. Tutto è possibile. No? E quindi, diciamo qui, l'insipienza coincide, no? Quindi noi abbiamo avuto avventure non caratterizzate dalla sfida, ma dalla pretesa incondizionata che tutto fosse possibile per me. E dall'altro l'eccesso di timidezza, il non iniziare, il rimanere legati, il minimo fa paura. Allora eccesso da un lato, eccesso dall'altro. Ma poi queste cose nella storia dell'umanità si sono bilanciate sia nelle vite individuali che nelle organizzazioni collettive. Allora, ove si è sfidato di più, ove si è perso tempo e si è battuto in ritirata. Ma l'esperienza del limite, della giustezza della misura, era un'esperienza parziale, cioè ogni società aveva la sua. Ogni uomo aveva la sua. Quindi nella storia dell'umanità non è che non esistano esperienze in cui l'uomo si è accorto di avere sbagliato, che il limite non doveva essere oltrepassato. Pensate, la cultura greca è centrata sul senso della misura, la tragedia greca è centrata sul senso della misura.
che bisogna fare i passi giusti. Però i fallimenti erano a macchio di leopardo, cioè non erano in contemporanea. E quindi la dimensione del limite era un insieme di esperienze relative, dove ognuno trovava un suo bilanciamento, una sua economia, una sua dimensione di riscatto, di rettifica. Quindi c'era un'esperienza parcellare e diffusa del limite. La mutazione climatica ha variato i ritmi universali della natura. Allora a questo punto il limite, l'esperienza del limite, non è stata più un'esperienza parziale, singolare, di uomini o comunità, dove ognuno se la giocava per suo conto la partita col limite, ma è diventata una esperienza collettiva. Qui noi stiamo andando oltre. Però è vero che noi abbiamo il senso del limite? È vero che è diventata un'esperienza collettiva? Certamente. Ma facciamo la mente locale su questo. E beh, il fuoco e l'acqua, laddove questo non accade, permettetemi l'espressione, sono solo notizia. Quindi c'è una concezione generica del limite. Sono cambiate le stagioni, generica, non c'è una percezione viva del limite. E come tutte le notizie si dimentica. Una nave che ha dei container che contengono petrolio perde, questo si disperdono nelle acque, chilometri e chilometri di costa vengono inquinati, la televisione immagini, ma per usare un termine spiccatamente televisivo, e detto questo passiamo ad altro argomento. La televisione si racconta una catastrofe, poi la giornalista dice e adesso passiamo ad altro argomento. Beh, se c'è un significato, un peso che il Covid ha avuto, è che non è stato solo una notizia di qualcosa che succedeva lontano, ma è stato un potenziale diretto di contagio. Tutti esposti. All'improvviso possiamo essere presi dal virus, prendere il virus. Ecco, il Covid ha fatto diventare esperienza quello che era un generico pensiero. Quindi è vero che i mutamenti climatici ci hanno dato l'idea che stiamo oltrepassando i limiti come fenomeno collettivo, ma non in modo vivente, come notizia che una volta ascoltata, quanto queste notizie, ecco, le imprese, quanto cambiano a fronte di questa notizia, perché lì vuol dire cambiare molto il rapporto con le risorse, con le riserve naturali, con le filiere, con i consumi, con gli utenti, con i fruitori. Quanta distanza c'è tra il fuoco in California e il riassetto di un'impresa?
un'emozione. Ecco, il Covid ha stretto di più. È perché il Covid le imprese le ha fermate, quantomeno le ha rallentate. Chi ha forzato un po' la mano l'ha vista peggio. E questa zona è una di quelle che le ha vista peggio. E altre parti del mondo la stanno vedendo peggio. Però rischiano a noi di vederla peggio. Perché se soltanto l'1% del mondo è vaccinato, la variante diventa mu, poi diventa teta, poi diventa ypsilon. Ecco, la pandemia, che di per sé passerà come tutte le pandemie, ha acceso in questo contesto un segno: beh, prendiamo sul serio i limiti. Quanto questo avrà conseguenze non lo so, ma certamente il recovery plan, la transizione ecologica, comincia a diventare un fenomeno che coinvolge un po' tutti. Non è più la vicenda di una ragazzina che gira per il mondo a profetare. È il Covid, non è una ragazzina. Da dove viene questo Covid? È un enigma. Probabilmente poco sappiamo della sua genesi. Ma possiamo escludere che le mutazioni ambientali non abbiano provocato questo? Che l'avere occupato violentemente e vertiginosamente e in breve tempo gli spazi animali non abbia permesso agli animali l'evoluzione dei tempi naturali necessari? Perché l'evoluzione è lenta. Noi ci siamo accorti dell'antropocene perché in 2 secoli abbiamo prodotto un'occupazione del mondo che la storia dell'Homo sapiens non aveva realizzato. Quindi adesso abbiamo la percezione del limite, però abbiamo comportamenti pertinenti e adeguati a questa percezione? La transizione ecologica è molto difficile, perché è intrasistemica. Non puoi cambiare una cosa sola, è stato ben detto. Deve avere una conoscenza sistemica, le interdipendenze. E quindi è chiamata la società e la politica a risolvere questo problema. Perché se è globale, tutti devono starci dentro. Altrimenti è irrisolvibile. E con pari responsabilità. Ma la posizione nel mondo delle varie nazioni non è uguale. Perché chi ha una struttura industriale consolidata ha anche riserve di mutamento. Può fare investimenti per la mutazione. Ma dove non ci sono soldi, dove le filiere sono state impiantate da poco, la transizione ecologica gliela dobbiamo finanziare noi, perché altrimenti non ce la fanno. Ma io non voglio pagare per gli altri.
E quindi il bieco interesse molte volte allontana la paura. Quindi non è interiorizzato il senso del limite. E quindi più che diventare azione, si configura come sentimento e come angoscia, ma non diventa azione morale. Quindi un'esperienza del limite che si articola diversamente dal punto di vista individuale, dal punto di vista degli aggregati umani, in base ai fenomeni di più o meno sviluppato sistema industriale, eccetera, eccetera. Alla fine questo tema è più un sentimento che un'azione morale. Ma, d'altro lato, tutta la grande riflessione morale non è nata perché tutti i soggetti avevano condotte morali, ma perché era necessario pensare condotte umane affinché ci si potesse salvare. Quindi, paradossalmente, il fatto che pochi abbiano esperienza morale implica che la riflessione, innanzitutto quella etico-filosofica, rifletta su quali spazi oggi per una morale individuale, collettiva, una riflessione morale collettiva con un doppio limite, che da un lato siamo in un assetto irreversibilmente pluralista, quindi quel che resta delle morali collettive si è frantumato, pensiamo ai fenomeni religiosi, ideologici, politici, ma dall'altro lato gli interessi che covano su ipotetiche scelte morali sono comunque in contrapposizione. Quindi la domanda è: quale spazio oggi per una riflessione morale che non può non esserci, pena il rischio, ma è un rischio che è di là, cioè non è che arriva tra 50 anni il fuoco e l'acqua, ora ci minacciano, lasciando stare al momento il Covid. Quindi le chiederei: quale spazio oggi per la riflessione morale? E se c'è uno spazio, e c'è, in che modalità ripensare oggi condotte morali? A quali valori appellarsi, tenendo conto che sono valori comunque sempre potenzialmente in conflitto con altri valori? Ecco, direi che quella che ho chiamato la linea dell'angoscia, se non produce immediatamente condotte, però è inquietante. E quindi può essere un punto di leva per le istituzioni e anche per gli individui, per una trasformazione. Perché noi vediamo che non sempre si sono sviluppate condotte morali, no? Perché la condotta morale esige una ponderazione, una scelta, un'opzione, una valutazione bene e male. Ma per esempio le angosce hanno prodotto nevrosi. Abbiamo nevrastenie nell'alimentazione, per esempio, tra i fenomeni nevrotici. Nel consumo del cibo i fenomeni nevrotici, non sempre oculati, no? Diete, vegani, no? Anche che diventa poi una parola magica, no? Il vegano ha una condotta di vita che, no, gli permette di sfuggire all'angoscia. Ora, queste stesse patologie, no, queste nevrosi diffuse, devono essere portate a razionalità. E qui la filosofia, l'educazione, è portare a razionalità, a conoscenza, i processi. Ecco, non è che questo si possa fare ad un colpo, però se si considera che delle scelte già sono state avanzate, che stati
gruppi, organizzazioni si sono fatte carico di questo. Ecco, devo dire che nel mondo una risposta, una presa di coscienza in termini positivi c'è. A strada. E allora, a strada vuol dire che la deve fare, però è già importante che ci sia. E allora ci devono essere le minoranze attive. Un esempio di minoranza attiva? Questa. È una conferenza, ma poi suppongo che qualcuno la applichi al modo di vita, a quello che consuma, se è necessario quello che consuma. Se una dieta, nel senso etico della parola, non sia necessaria. Oppure, una delle dimensioni fondamentali di sottosistemi equilibrati è la compatibilità. Dobbiamo mettere in bilanciamento il mondo. Allora, forse pensando a mettere in bilanciamento il mondo avremo una distribuzione delle risorse più adeguata, più equilibrata. No? Perché sono i meccanismi di compensazione le grandi macchine regolatrici delle condotte e dell'equilibrio dei sistemi. Come quell'esempio che viene portato, immaginate un pianeta dove ci siano solo margherite. Margherite bianche e margherite nere e le radiazioni del sole. Se crescono le radiazioni del sole, fioriscono le bianche. Se diminuiscono le radiazioni del sole, fioriscono le nere. Ma la coesistenza di bianche e di nere compensa e distribuisce la radiazione. Se non si bruciano le foreste, già non bruciare le foreste vuol dire neutralizzare larga parte del CO2 col verde. Ecco, vedo istituzioni, pensieri, animazioni in questo senso. E allora da questo punto di vista ognuno per suo conto, ogni gruppo, e si deve assumere un impegno morale, una militanza, a secondo del grado di responsabilità che possiede. Perché la mia opzione sulla mia condotta individuale, sulla mia tipologia di consumi, non può influire sull'azienda. Perché è l'azienda che deve rimodulare il tipo di produzione. Perché è vero che c'è una domanda, ma noi sappiamo da tempo che il grande imprenditore nella storia non ha soddisfatto una domanda, ha creato una domanda. E che cosa ha offerto? Sanità o veleno? L'ha creata lui la domanda. L'imprenditore saggio sonda, vede che c'è una domanda, ma soddisfa quella che può essere più benefica per tutti, compatibile con la legittimità del profitto. E allora queste scelte devono essere comunitarie, ci devono essere tavoli veri, buone intenzioni, lotta, combattimento nel senso vero delle parole, per far vedere quali sono le tesi che funzionano, e competenza vera, perché tutto può essere facilmente viziato. Nessuno ha confuso i cittadini italiani, non so nel resto del mondo,
sul Covid di quanto non abbiano fatto i virologi. Ma i virologi sono diventati attori, hanno smesso di fare i virologi. Ricordo una trasmissione antica in bianco e nero di Biaggi e Pasolini. E a un certo punto Pasolini dice: io questa cosa non la posso dire. E Biaggi gli dice: ma no, lei ha tutta la libertà di dirla. No, è il mezzo e il luogo che non me la fa dire. Libertà di informazione sì, ma anche valutazione della competenza. Cosa facciamo? Chiudiamo le televisioni? No. Rafforziamo le scuole. Il grande dramma di questo Covid è che noi abbiamo ferito una generazione. Perché se perdo 2 anni a 70, 78 anni, ma se perdo 2 anni tra i 12 e i 20, 22 anni, non sono restituibili. E ci abbiamo pensato alla scuola? Forse nel clima Covid era la prima cosa a cui pensare. E non ai monopattini dove la gente si ammazza. Aumentare la produzione di monopattini per favorire l'economia? Lei dice che è una cosa sensata? Orrendo il politico che l'ha ordinato, però qualcuno ci ha guadagnato. Ma non è emerso un beneficio sociale. Porto esempi correnti alla mano, perché poi l'etica la si vive ogni giorno, non è un'astrazione. Ecco, le azioni anche unilaterali e le imprese anche collettive. Quindi se io per esempio considero l'effetto lungo di questa serata, dico, beh, alcuni hanno passato una serata, una buona riflessione, in altri probabilmente sarà scattato qualcosa di più decisivo. Oltre la conferenza. Non è finita quando è finita. Se poi ci sono manifestazioni di massa, se c'è una rappresentanza politica responsabile, è costantemente responsabile, che svolga l'azione di mediazione che deve sviluppare la politica, l'azione di moderazione che deve sviluppare la politica. Ma il male esiste. Il male esiste. In un momento in cui la politica deve sviluppare moderazione, beh, c'è sempre il conflitto per vincere. Per eliminare queste cose già bisogna cominciare ad esserne consapevoli. E la filosofia, come diceva Socrate, deve pungolare. Io sono stato per gli ataniesi come un tafano. Non ho fatto mai politica come rappresentante, ma ho fatto politica perché ho assillato la città. Questo è da fare. Assillare la città a partire dal luogo in cui ciascuno è. Bene, siamo sul far dell'imbruine e dobbiamo chiudere. Le farei una domanda anche alla luce dei suoi libri, dei suoi studi, della sua riflessione etica.
dove prepotentemente negli ultimi anni sono tornate due virtù: la prudenza e la capacità di perseverare nelle azioni, al fine di pensare un mondo, abitare il mondo dal libro di cui si parlava all'inizio, pensare di abitare il mondo con e per gli altri, avendo cura di sé, ma soprattutto all'interno di istituzioni il meno ingiuste possibile. Quindi io, per chiudere questa serata in questo clima che è sempre qualcosa, un apex, un unicum, le chiederei sue ultime riflessioni su perseveranza e prudenza come arte del compromesso in questo contesto di rischio. Sono virtù antiche e connaturate all'uomo e quindi mai estinte. Parto dalla giustizia. Se c'è un criterio della messa in pari, del bilanciamento, quando si dice appunto che si sono estinte delle specie, quando si dice abbiamo distrutto la diversità, abbiamo praticato ingiustizia, abbiamo scompensato il mondo, il discorso delle margherite. Quindi la giustizia è fondamentalmente il mettere in equilibrio, il bilanciare la distribuzione della ricchezza, l'assegnazione delle risorse, non dare cose uguali a diseguali, perché così non li mette in pari, perché se dai cose uguali ai diseguali rimane la diseguaglianza. E per fare questo ci vuole prudenza, perché la prudenza è quella, il criterio di scelta. Che cosa in questo contesto fa più giustizia? Quali sono gli strumenti per realizzare più giustizia? Non la posso realizzare in modo totale. Quali sono gli strumenti che più la approssimano? Perché aumentare la giustizia vuol dire abbassare le istanze di guerra. E noi siamo in un teatro di guerra. Quindi la prudenza è il giudizio su ciò che è meglio per realizzare la giustizia in un contesto dato. È chiaro che questo giudizio esige una competenza, una conoscenza adeguata al contesto. Se io devo scegliere su quello che devo acquistare per mangiare stasera, ho bisogno di un tasso di prudenza che confina con l'abitudine. Allora là, i mezzi per realizzare giustizia, la competenza, la scienza. E poi la perseveranza. Perché tutto questo accade in un contesto costante di difficoltà, che non sono soltanto le opposizioni intenzionali che ci vengono dagli altri, ma anche gli eventi che ci colpiscono. Il Covid, lasciamo stare da dove viene, ma ci ha messo in una condizione che per superarlo è necessario perseveranza, non ti puoi arrendere. Devi reggerla alla difficoltà e devi aggiustare la prospettiva a seconda della fase evolutiva. Se c'era un momento in cui bisognava praticare la perseveranza da questo, ma non c'è stato sempre la maturità per perseverare.
Ma perché? Quando ci hanno chiusi, a tenerci chiusi non è stata la responsabilità, se non per pochi. È stata la paura. L'Italia ha accettato la chiusura quando ha visto i camion di morti. Ma appena si è aperto uno spiraglio, le piazze si sono riempite. Perseveranza vuol dire adottare una condotta nelle difficoltà, proporzionata alle difficoltà. Qual è la differenza tra la perseveranza e la prudenza? Che la prudenza riguarda il giudizio, cioè intellettuale. So che è giusto questo, ma se non ho la forza di trasformare questo che io vedo giusto in una pratica giusta, se non trasformo la prudenza in perseveranza, resterà una petizione di principio, una nozione vana. Per questo Aristotele distingueva tra le virtù dianoetiche, che riguardano la conoscenza, e quelle etiche, che riguardano la forza, la virtù e la costanza del carattere. Beh, con queste parole direi che ringraziamo il professor Anatoli, un comune amico e maestro. Terminava le sue conferenze, Paolo De Benedetti, con un invito: chi ascolta un filosofo esca e legga dei libri. Io non ho l'autorevolezza di Paolo De Benedetti, ma almeno due libri li consiglierei, del professor Anatoli, sui temi di questa sera. Guida alla formazione del carattere, che è un vademecum per imparare a ben vivere con se stessi e con gli altri, e l'altro libro che citavo, Il buon uso del mondo. Buona serata e speriamo buona lettura. Arrivederci. Lascio la parola al dottor Saccone. Grazie. Solo per ringraziare anch'io il professor Anatoli e il dottor Bertoletti, che l'ha stimolato nelle riflessioni che abbiamo sentito. Credo che ci abbia lasciato appunto delle riflessioni importanti, e credo che lo scopo che ci si proponeva con questa riunione sia stato raggiunto, quantomeno personalmente i pensieri sono tanti e ne farò tesoro. Grazie mille, all'appuntamento e alla prossima occasione come questa, che non ricordo, forse non è ancora fissata la data, ma la leggerete e comunque ne avrete comunicazione. Grazie, buona serata.